Pronto, buongiorno mister, grazie per la disponibilità. Innanzitutto benvenuto, ti volevo chiedere cosa ti ha spinto a accettare questa nuova avventura all'azienda ADAX? Senti, è stato abbastanza semplice e naturale scegliere la Zenith perché il direttore mi conosce, mi aveva visto lavorare nella precedente società e poi una società che comunque negli anni sta facendo bene, mi ha voluto fortemente, quindi insomma è stato naturale e facile scegliere la Zenith. Bene, bene, molto, molto, be molto positivo. E, che stile di gioco ti piace maggiormente dettare? Insomma, ti piace giocare offensivo, più coperto, oppure tirate semplicemente ai giocatori che hai a disposizione? Bisogna un pochino vedere le caratteristiche dei ragazzi, ci adattiamo anche a, diciamo, le caratteristiche che ci sono dei ragazzi. Non è, mi piace costruire da dietro, quindi no, il modulo è poi una conseguenza di quello che facciamo. I ragazzi si devono riconoscere in dei principi, in un modello di gioco. E la squadra deve essere anche dall'esterno riconoscibile, cioè che abbiamo un'identità ben forte e chiara. E penso che sia stato anche uno dei motivi per cui poi la Zenith ha fatto questa scelta su di me, per provare a cambiare un po' anche le caratteristiche, delle squadre, di giocare in una certa maniera, ecco. Molti dei suoi ragazzi faranno un salto veramente importante perché si passerà comunque ad un campionato di Prato che avrà delle ottime squadre, però ne ha un paio che fanno l'elite, ha un campionato un pochino più competitivo. Come pensi di aiutare i suoi ragazzi a compiere questo salto? Lorenzo, è un processo anche naturale. La Zenith, per storicità, per politica societaria, sta cercando i ragazzi migliori su Prato, anche perché è la società forse di riferimento attualmente, che sta lavorando meglio, e quindi per politica va a scegliere i profili migliori su Prato. Si pensa che scegliendo i profili migliori, insomma, siano già un pochino più pronti a fare questo salto di categoria, ecco, è una cosa naturale, insomma, dai giovanissimi B si deve passare per forza a fare un campionato provinciale, regionale o elite, e i migliori vanno a fare l'elite. Si spera di essere competitivi, ecco. Sì, io infatti, come sai, vi ho inviato come possibile sorpresa. Ecco, siccome comunque puntate a un campionato di abbastanza alta classifica, ti volevo chiedere quali squadre, oltre a voi, vedi un po' più attrezzate per arrivare in alto in campionato. Senti, allora, noi per natura non ci dobbiamo porre limiti, anche se te ci hai messo tra le favorite, Sì, tra le vabbè, sorprese. questa è un'idea mia, tra l'altro spero di essere un buon profeta per voi. Anch'io, però nel senso, non ci dobbiamo porre limiti perché i ragazzi non si devono porre limiti, non devono avere gli alibi tra un mese o due, perché le cose magari non sono andate come credevano. Ok, quindi bisogna partire forte, bisogna partire con le motivazioni a mille, le aspettative, quelle magari bisogna un pochino vedere. Io sono una persona abbastanza serena nel rivalutare gli obiettivi della stagione. Sicuramente vorremmo essere protagonisti, ecco, questo sì. Poi non so le altre squadre come sono attrezzate, ho visto si stanno rinforzando un pochino tutte. La Sestese ha fatto degli acquisti mirati, Tavo sta rinnovando tanto e quindi secondo me queste due sono le società un pochino più pronte, però non mi dispiace anche la Cattolica, la Floria. Penso sia un campionato equilibrato con forse una o due società un pochino più squadre, più che società, una o due squadre un pochino più attrezzate, però ti ripeto, noi non ci poniamo limiti, dobbiamo lavorare tanto, bene. Con entusiasmo e poi vediamo un pochino di vedere quello che si può raccogliere, ecco. Bene, noi ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità, è stato molto gentile e ti auguriamo un forte in bocca al lupo per la nuova stagione, la nuova avventura.
Grazie mille. Buona giornata. Anche a voi.